Ciao Gossip News. Tante cose mi sono piaciute di questa storia. Il fatto che fosse una storia raccontata per 8 donne, da 8 donne verso le donne, in una maniera non contro gli uomini, ma semplicemente in un modo di confrontarsi con il femminile, in una forma di commedia. Se vuoi anche il lato frivolo, quello di essere una madre degli anni 60, quindi anche il lato di costume, e la profonda riflessione che suscita questo film alla fine, cioè questo confronto generazionale fra le donne degli anni 60 e noi donne di oggi, che pone tante domande ma non pone risposte. Queste mi piacciono molto. Queste. E com'è la tua donna degli anni 60 che vediamo nel film? La mia donna Claudia è una bravissima madre, una donna apparentemente molto felice perché è appunto brava madre, sposata, 3 figli belli, bravi, però in realtà molto infelice per il tradimento del marito. Quindi mi è piaciuto molto questo equilibrio precario che ha, questa fragilità, no? Questo fatto di mostrarsi sempre allegra, in realtà di soffrire le pene dell'inferno, e in nome anche di un ideale, di un sacrificio, di un valore, che è forse una cosa che noi non siamo più abituati magari a portare avanti, soffriamo molto di meno, cerchiamo di soffrire meno. Ho conosciuto donne che si relazionano così in base a questa problematica anche del tradimento che hai appena citato? Francamente no, ai giorni nostri faccio fatica.